L'ora dell'unboxing della dashcam per la moto. Si tratta di una V-Zisto, doppia telecamera, anteriore e posteriore, completamente impermeabile, con una risoluzione di 1080 pixel. Abbiamo la centralina, il GPS, i vari biadesivi, cuscinetti biadesivi, fascette, il collegamento alla batteria col suo trasformatorino, le due dashcam, posteriore, anteriore, e questo è il telecomandino per poter fare foto fronte e retro. Ora, ci sono due opzioni: collegarlo alla batteria direttamente, abbiamo cavo rosso, caccia, che va al positivo, cavo nero che va al negativo della batteria oppure sul telaio della moto, e questo è il cavetto per mettere la dashcam sotto chiave. Oppure, metodo che utilizzerò io più che altro per un discorso di ingombro di cavi, faremo l'installazione della presa USB da accendisigari sotto chiave, comunque alla moto. Andiamo con un battery bank, colleghiamo qua, vedete, alla centralina, da quale parte anche, vedete che qua il cavo si sdoppia e dall'altro capo c'è il GPS. Abbiamo già collegato la posteriore e l'anteriore. Aspetta blu e già sta. GPS collegato, perfetto. Per il collegamento della dashcam posteriore utilizzerò questo anello, bello spesso, bello pesante, quindi robusto. Vedete che ha i suoi adattatori per poter diciamo raggiungere la dimensione giusta per il manubrio piuttosto che parte del telaio. Nel mio caso verrà applicata qui sulla mia California 1100 Guzzi Vintage. Ho faticato molto per trovare un posto idoneo, perché volevo metterla qui, ma qui solo con l'adesivo, per l'amor di Dio, no. E soprattutto perché si vedeva un pezzo di faro. Qui no, perché sennò si vedrebbe il faro comunque qua e stonerebbe. La dashcam anteriore invece con il bioadesivo, perché comunque le telecamerine sono davvero leggere, ho già provato, verrà applicata qua al faro. Verrà protetta dal parabrezza e quindi starà lì ferma. Per mantenere tutto diciamo fermo, comunque tutto compatto, utilizzeremo questa scatolina dove c'erano dentro le rivette, quelle cose diciamo, i rivetti, le rondelle, non mi ricordo neanche più. Qui facendo il vano, praticamente tirando via tutte queste alette qua che sono i divisori, si è rotta la scatola, vabbè, la plastichetta leggera, però non è un problema perché adesso noi la scocciamo col nastro americano e poi vi faccio vedere com'è. Dunque, questo qua è la prolunga avanzata di quella anteriore, questa è di quella posteriore, e qui c'è il pacchetto, chiamiamolo così, la scatolina chiusa che ho fatto vedere prima, con dentro la centralina e il GPS. Questo qua è uno spinotto che ho chiuso
non succede niente, ma l'ho chiuso lo stesso perché non mi va di lasciare cose volanti. È lo spinotto dove si collega il telecomando. Questo è il telecomando per fare le foto, a me non interessa perché a me piace fare i video. Potete collegare qua, prendi, fai la foto davanti, fai la foto dietro e chiuso bandiera. Dallo scatolino salta fuori, l'ho fatto vedere prima, salta fuori questo cavo da USB. Allora ho preso questo, ma cambierò anche questo perché questa cosa qua rimane sempre attiva. Quindi, vedi? GPS collegato, anche se la moto è spenta. Vabbè, adesso in questo momento qua sta filmando sia davanti che dietro. Eccolo qua, questa è quella anteriore, la nascosta, non la vede nessuno, e comunque che se la vedono cosa si devo fare, c'è. Quindi qui il vetro non dà fastidio, non ci sono aloni, non c'è niente, perfetto. Quella più a vista logicamente è questa. Qui l'ho avvitata con due viti autofilettanti che sono dati in dotazione. Sotto comunque c'è il biadesivo abbastanza forte, sempre in dotazione. I cavi sono qui, passano, non li vedete perché passano sotto, vedete? Ok. Qui mi ha lasciato abbastanza gioco per non tirare il filo. Fanno questo giro qua, sempre facendolo passare da sotto, sbucando qua, e tutto va qua, ok? Quindi niente collegato alla batteria, ma semplicemente all'USB, al CD-Sigari. Ora proviamola, vediamo come va, come si vede tutto, e soprattutto come si sente.